Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Gli argomenti di oggi, il primo è quello un po' più che porta l'attenzione di tutti, quello dei furti all'interno delle nostre abitazioni. Una delle armi a disposizione dell'amministrazione comunale, oltre ai vari controlli delle forze dell'ordine, è quello del controllo del vicinato. Controllo del vicinato che è presente già in alcune aree del nostro territorio comunale. È molto efficace e ha funzionato molto bene. Ci sono già dei gruppi attivi ben coordinati. Si pensa di allargare questi gruppi o creare appunto nuove zone di controllo del vicinato. Molto presto organizzeremo insieme alla stazione dei carabinieri di Fagnano Lona e al comando di polizia locale un momento di illustrazione e di informazione per far capire come funzionano i controlli del vicinato e come si fa per creare nuovi gruppi. Fino al 10 febbraio è possibile iscriversi al bando per partecipare al servizio civile universale. Per chi fosse interessato, sul sito internet del comune, nel link apposito, c'è tutto quanto scritto per poter partecipare. La data di chiusura delle iscrizioni è il 10 febbraio alle ore 13. Negli eventi della settimana c'è da segnalare che sabato 21 alle ore 17:30 presso lo spazio Optium di Via Patrioti l'apertura della mostra dal titolo 1900. 22 gennaio, festa di San Gaudenzio, patrono di Fagnano Lona. I momenti istituzionali. Alle ore 10 in chiesa parrocchiale di San Gaudenzio la messa solenne con la presenza delle autorità civili. Al termine della messa ci si recherà in castello a Fagnano, sede del municipio, in sala consigliare per la consegna delle civiche benemerenze. Quest'anno la civica benemerenza verrà consegnata ad Ottavio Tognola. Nell'arco della giornata del 22 gennaio però ci saranno altri eventi. Prima di tutto, alle ore 9:30 in partenza dal castello di Fagnano, organizzata dall'Associazione Negozianti Fagnanesi, la San Gaudenzio Run, mentre alle ore 18, dalle ore 18, in sala consigliare, ci sarà un concerto per la festa di San Gaudenzio e la consegna dei premi agli studenti meritevoli. Quest'anno si è pensato di iniziare a fare un qualcosa, partendo dal piccolo appunto, per dar vita a questa festa che è appunto la festa patronale del paese e per la quale non si è mai fatto nulla. Non mi resta altro che augurare un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova, un buon San Gaudenzio e al prossimo video. Grazie a tutti!